Oggi parleremo di un argomento importante che prende ispirazione dagli insegnamenti di San Pio da Pietrelcina, meglio conosciuto come Padre Pio. Egli ci ha lasciato preziosi consigli su come proteggere la nostra casa e il nostro spirito dalle influenze negative. Esploreremo le tre persone a cui non dovresti mai permettere di entrare in casa tua secondo alcuni preziosi insegnamenti di questo amato santo. Questo video è il frutto dell'interpretazione degli scritti, delle esperienze e delle impronte lasciate da Padre Pio. Cominciamo. 1. La persona disonesta. La prima persona da tenere lontana dalla tua casa è quella che pratica la disonestà e la malizia come riti quotidiani. Padre Pio ricorda al nostro cuore che la verità e l'onestà sono fondamentali nella nostra vita, ogni giorno. Scegliamo di frequentare, quindi, persone che operano con rettitudine e onestà, evitando coloro che potrebbero compromettere la nostra integrità e la nostra fede. Questi ultimi lasciali lontani dalla tua casa. 2. La persona negativa. La seconda persona da tenere fuori da casa tua è quella che porta con sé un'aura di negatività e pessimismo. Padre Pio ci insegna che la positività e la speranza sono elementi fondamentali nel nostro rapporto con Dio e con gli altri. Cerca di circondarti di individui che portano luce e ispirazione nella tua vita, invece che di coloro che seminano dubbi e oscurità nella tua anima. 3. La persona senza rispetto per la fede. La terza persona a cui non dovresti permettere di entrare in casa tua è quella che manca di rispetto alla tua fede e al tuo cammino e credenze spirituali. Padre Pio insegnò che è fondamentale preservare e nutrire la nostra relazione con Dio. Accetta coloro che rispettano la tua fede e proteggiti da coloro che la mettono in discussione o la disprezzano, e non li invitare a casa tua. Ricordiamo le sagge parole di Padre Pio: che la protezione e l'amore di Dio ci accompagnino in ogni decisione della vita quotidiana. Grazie per aver visto questo video. Possa la pace e la grazia di Dio essere con te. Se l'argomento ti è piaciuto, non dimenticare di mettere mi piace, condividere il video e di iscriverti al canale Dose Mentale per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti come questo. Ci vediamo nel prossimo video.